arrivati all'ultimo giorno di festival. La tristezza è alle stelle, naturalmente. E come potete vedere siamo solo io e Dora, perché Ludovica è partita ieri. L'altra Spice Girl ci ha lasciato. Non è Spice Girl? Sì. No, più Totally Spice. Più Totally Spice ci ha lasciato, non è morta ma è partita per la Croazia. E ci ha abbandonate, quindi. A noi stesse. E l'ultimo giorno, già era, sarebbe triste a prescindere, con un elemento in meno è ancora più triste. Wow, Francesco, ok, vai. Al prossimo aggiornamento. Boom. Guarda, io quando ero piccola non denunciavo niente perché avevo paura, però riuscivo a parlare con i miei genitori. Non di tutto, però la maggior parte delle cose sì. Un giorno mi sono spaventata, visto che ho avuto un atto di bullismo molto pesante, sono andata da mia madre e mia madre è andata al comune a denunciare. Infatti una persona è stata mandata via, è stata allontanata. E io ho avuto problemi dopo, però mi sono sentita meglio perché almeno non avevo più questo punto di riferimento così pesante che mi andava contro. Grazie. Volevo chiederti in particolare a cosa ti hai ispirato. Io vi consiglierei di non pensarli, di non tagliare corda e di continuare loro cioè la loro vita, perché nonostante i problemi possono essere superati e si può comunque andare avanti e pensare ad altro, perché la vita in fondo è bella. Di dirlo a un adulto magari. Sì, sì, siamo a tutto. Sei a scuola, al preside o alla maestra? Il bullismo nasce dalle persone che vogliono fare amicizia, ma poi per fare amicizia vogliono essere forti e vogliono sapere tutto loro. Allora se la prendono con i bambini più piccoli. Io invece penso che il bullismo è presunzione contro i bambini più piccoli o più deboli. Però in realtà magari sono loro più deboli di quell'altra persona che... stanno offendendo. Contro il bullismo non stiamo zitti. Buonasera. Buonasera. Siamo appena Buonasera. Usciti dalla sala Truffaut per vedere in anteprima Città di carta. Ovviamente allora, non possiamo svelare i dettagli. Solo per chi ha letto il libro, aspettatevi un finale completamente diverso. È diverso il finale. A me è piaciuto. È simile, però è diverso. Cioè, allora, Telefono azzurro. Ciao, telefono azzurro. Un saluto a tutti, un saluto e alla prossima aggiornamento. Come tutti potete far di più, parlare con i compagni e se c'è un problema che vi capita dovete avere il coraggio di non stare zitti, di poter condividere con tutti questo grande problema che avete che può essere risolto. E così come se vedete un vostro compagno che ha questo qualche problema simile, dovete aiutarlo perché possa parlare e chiedere aiuto. Per cui in questo senso credo che l'occasione di oggi è quella di dire non stiamo zitti. 2